Ehi hey Google, saluta gli amici di YouTube. Ciao amici di Androidare, mi raccomando iscrivetevi al canale e lasciate un like al video. Ciao a tutti da Adriano, questo è quello che può fare esattamente Google Home Mini, rispondere a tutte le vostre domande. Cos'è Google Home Mini? Eccolo qui, non è altro che l'assistente vocale che trovate in tutti i vostri smartphone Android in formato casa. Lo possiamo acquistare, inizia a dare segni di vita. Spengo il microfono. Il microfono è disattivato. Microfono è disattivato. Okay. Per riattivarlo, fai scorrere l'interruttore sulla parte posteriore di Google Home. Ok. Dove lo possiamo comprare? Google Store, Media World direttamente in negozio o online, e Price, vari store online e non, per ora non c'è su Amazon. Vi lascio i link in descrizione ed ovviamente vi ricordo di mettere mi piace al video, condividerlo se vi va, iscrivervi al canale e iscrivervi ai nostri canali Telegram che trovate sempre in descrizione. Dicevo, materiali. Sopra è un velluto che secondo me si sporcherà abbastanza facilmente. Nella parte inferiore troviamo una base in silicone antiscivolo, dietro ovviamente troviamo l'attacco USB e oltre alla presa in dotazione possiamo usare praticamente qualsiasi cavo USB che abbiamo in casa. Abbiamo lo switch per il microfono, quindi per attivare e per disattivare il microfono, e sopra troviamo quattro LED che sono durante le funzioni sono solo di colore bianco, e accarezzando Google Home a destra e a sinistra possiamo abbassare o alzare il volume e tenendo premuto possiamo mettere in pausa una canzone che stiamo ascoltando su Spotify. Google Home nasce essenzialmente per rispondere a qualsiasi vostra domanda. Serve veramente solo fantasia. Vi assicuro che risponde a robe davvero assurde e possiamo associarlo a tantissimi prodotti per la domotica. Sensori di movimento, luci a LED, condizionatori, praticamente qualsiasi cosa. Vi faccio vedere 3-4 funzioni molto utili di Google Home, tipo utilizzare uno speaker esterno, che secondo me è molto importante perché la qualità dell'audio durante la riproduzione della musica non è ovviamente altissima, però possiamo associare praticamente qualsiasi impianto Bluetooth esterno, quindi anche un Dolby Surround 7.1 da sala può essere associato tranquillamente a Google Home. Lo vado ad accendere, spero di non attivare sempre i vostri smartphone quando andrò a dire Google, perché se lo dico andate a finire nell'assistente Google e non vedete più il video. Quindi al posto di dire Google dirò ehi Google, come va, come stai? Tutto bene, c'è qualcosa che posso fare per te? Ehi Google, chi sei? Sono il tuo assistente Google. Andiamo a vedere qualche comando un po' più particolare. Ehi Google, ho perso il mio smartphone. Ho trovato più di un telefono. Il primo è un telefono OnePlus a 5010, lo faccio squillare. Sì. Vabbè, lo faccio squillare, controlla. Ho trovato il mio smartphone. Questa è una delle funzioni secondo me molto importanti in casa, perché sapete benissimo che capita sempre di poter perdere lo smartphone in casa, ma anche no. Un'altra funzione che a me piace tanto è trasmetti. Cosa fa Google? Se avete altri Google Home sparsi per la casa o in altre stanze o comunque connessi alla stessa famiglia del Google Home, potete trasmettere, potete usare Google Home come interfono. Ehi Google, trasmetti a tutti, ciao. Scusami, ma non riesco a trasmettere il messaggio. Sembra che non ci siano altri altoparlanti collegati alla tua rete domestica. In questo caso non lo fa perché, come già detto, non ho altre reti, non ho altri Google Home Mini sparsi per la casa. Quindi andiamo a vedere come associare prima di tutto uno speaker esterno, che secondo me è molto importante, e vi faccio vedere la guida a IFTT.
con IFTTT potete gestire praticamente tutta la domotica e potete aggiungere nuove funzioni. Bene, eccoci qua, passati sullo smartphone, andiamo a vedere due applicazioni praticamente fondamentali per Google Home. Ovviamente c'è l'applicazione ufficiale, che è quella di Google Home, quella che utilizzerete per connettere Google Home alla vostra rete wireless di casa. Eccoci qua in Google Home, per collegare ovviamente Google Home alla rete wireless di casa vostra o del vostro ufficio e all'applicazione basterà semplicemente andare qui sopra a destra e cliccare in basso su aggiungi dispositivo. L'applicazione in automatico troverà l'app, vi farà fare le prime prove per la frase Google, non lo dico se non vi si attiva Google. Ecco qua, ha trovato il mio che ho appena acceso, quindi lo vedremo qui e andiamo a vedere prima di tutto come associare uno speaker esterno, che secondo me è la parte migliore di questa applicazione. Quindi clicchiamo sui tre puntini di Google Home, impostazioni, andiamo in basso e troviamo qua altoparlante predefinito per la musica. Ci clicchiamo sopra e accoppiamo un nuovo altoparlante Bluetooth. Io purtroppo non ne ho al momento, ma è un semplice accoppiamento Bluetooth e vedrete che è ogni volta che parlerete con Google solo la musica verrà trasmessa dall'altoparlante Bluetooth. In più potete scegliere una TV predefinita, nel senso quando andrete ad usare Google potrete dire ehi, fammi vedere Narcos su Netflix, in automatico Google Home farà partire, ovviamente dovrete avere Netflix preimpostato con email e password, farà partire la serie, il film, quello che avete scelto sulla TV predefinita. Poi ci sono varie equalizzazioni, insomma impostazioni classiche. Poi potrete impostare, come già detto, Spotify o YouTube o Google Play Musica. Potrete usare il controllo domestico se avete altri dispositivi associati, tipo lampade domotiche, condizionatori, sensori di movimento, sensori di luce, qualsiasi sensore, qualsiasi apparecchio domotico che avrete a disposizione. Oltre a Google Home, io vi voglio far vedere IFTTT, che è un'applicazione molto interessante per inserire nuove funzioni e nuovi comandi sia all'assistente vocale che avete sullo smartphone e sia a Google Home Mini. Quindi su questa applicazione, come potete vedere in prima pagina, trovate gli applet creati dagli altri utenti e messi a disposizione. Quindi vedete qui, Google chiama il mio device, ho tantissima altra roba. Poi, andando qui sotto a destra, possiamo creare la nostra applet. Quindi clicchiamo sul più sopra a sinistra, if this then that, che non è altro che l'acronimo del nome dell'applicazione, quindi che significa se questo allora quello, che diciamo sono le basi della programmazione classica. Quindi vediamo ad esempio cosa vogliamo fare. Cerchiamo Google Home o Google Assistant. Come vedete c'è davvero il mondo, potete fare nuove applet per praticamente qualsiasi cosa. Quindi cerchiamo Google Assistant e possiamo scegliere ad esempio di dire una semplice frase. Cosa vogliamo dire? Ad esempio sempre hey G, sapete cosa, e scriviamo prima di tutto cosa diciamo. Ad esempio noi diciamo fammi un panino, me la sto buttando lì. Oppure un'altra frase simile a quella, quindi fammi un paninozzo ad esempio, un'altra frase simile ancora che adesso lasciamo perdere. E cosa deve rispondere Google Home? Ad esempio risponde non ho le mani. Inseriamo il linguaggio, quindi italiano, e creiamo un trigger.
Questo è if then. Poi dobbiamo dire che cosa succede, e qui potete inserire praticamente il mondo. Dato che ho inserito una cosa stupida tipo fammi un panino, lasciamo che fa una semplice notifica a ifttttp. Eccolo qua, finish. E quindi andiamo a vedere. Ehi Google, fammi un panino. No, le mani. Vabbè, l'ha detto un po' così, però avete capito esattamente il concetto per creare le nuove applet. Questo vale praticamente per qualsiasi cosa. Quindi vi faccio un esempio. Potete dire che un sensore di movimento, quindi se il sensore di movimento della Xiaomi rileva un movimento, allora dovete accendere le luci di casa. Quindi avete visto che semplicemente con un po' di fantasia vi ho creato un allarme per la casa domotica in 2 secondi. Se avete fantasia potete creare veramente di tutto, perché Google Home e IFTTT si connettono praticamente con tutto. Passiamo un po' di roba divertente con Google. Sicuramente avete provato sul vostro smartphone ad utilizzare varie frasi. Ve ne faccio vedere qualcuno un po' più particolare, un po' più simpatica, che magari non conoscete. Se ne conoscete altre lasciatele nei commenti, perché veramente sono infinite e ci vuole solo la fantasia per poter gestire Google Home Mini. Ehi Google, buongiornissimo. Caffè, immagino. Eccolo, perché mi fai questo? Ehi Google, allena la tua voce. Ecco il mio riscaldamento vocale abituale. La 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 la. Sono tante note in una sola. Vabbè. Ehi Google, ma tu sei Cortana? Se lo fai potrei confondermi. Ehi Google, ma tu sei Siri? Siri è la migliore Siri. Io provo a essere il miglior assistente Google. Ehi hey Google, sei di Napoli? Non sono di Napoli, ma è talmente bella che quando ho visto delle foto, il mio sistema si è arrestato per un momento. Ehi hey Google, che ore sono? Sono le ore 16:43. Ehi hey Google, dimmi una barzelletta. Ecco, un tizio arriva tardi al lavoro, il capo sbotta. Dovevi essere qui alle 8:30. E il tizio? Perché? Cos'è successo alle 8:30? Ehi Google, dimmi una citazione. Nelle parole di Stanley Kubrick, credo che il grande errore nelle scuole sia di cercare di insegnare ai bambini un po' di tutto e di usare la paura quale motivazione di base. La paura di prendere brutti voti. L'interesse, invece, può produrre conoscenza che, in proporzione alla paura, è un'esplosione nucleare rispetto a un petardo. Ehi hey Google, dimmi un aneddoto. Subito. La bandiera del Nepal è l'unica bandiera nazionale a forma non rettangolare. È composta da 2 bandierine triangolari. Ehi hey Google, sta senza pensier. Tecnicamente parlando, non ho alcun pensiero. E nonostante non possa assumere alcun liquido, ti assicuro che puoi fidarti di me. Ehi hey Google, ti piace Dragon Ball? Lo conosco dalla A alla Z. Ehi hey Google, ti piace Harry Potter? Expecto Patronum. Direi di essere un fan. Va bene. Ehi hey Google, quanto è alto Berlusconi? Silvio Berlusconi è alto 1,65 metri. Metri. Ehi hey Google, buongiorno. Buon pomeriggio, Adriano. Sono le 16:45. In questo momento a San Ferdinando di Puglia ci sono 21 gradi e cielo parzialmente nuvoloso. Oggi sarà parzialmente nuvoloso con una massima di 21 gradi e una minima di 13. Buona giornata. Buona Vediamo giornata. Quali sono no. le ultime hey, Google. Notizie. Stop, non voglio sentire le ultime notizie, grazie. Non ho capito. È meglio. Trasmesso da Radio Capital News oggi alle 16:05. Ehi hey, Google, cantami una canzone. Una canzone in scala, bratidò.
la canto e mi sento un re, ma per l'emozione io non mi ricordo il testo come fa. Spero di non essere il sol, allora unisciti e cantala questa canzone con me, sì. Se lo fai un applauso io ti do. Ehi Google, dimmi un proverbio. Chi trova un amico trova un tesoro. Le 16. Ancora la notizia di prima. Ehi Google, abbassa il volume. Ehi Google, stop. Ovviamente se avete Spotify, Netflix, YouTube, se avete un Chromecast collegato funzionerà con tutto, nel senso potrete dire ehi Google fammi ascoltare Giovanotti su Spotify, se avete connesso Spotify con l'app di Google Home vi farà ascoltare Giovanotti su Spotify o sullo speaker nativo oppure sullo speaker Bluetooth collegato. Non l'ho capito. È ovvio. Ok. Ok, Google. Ci vediamo domani. Va bene. Ehi, Google. Salutami almeno. Dimmi un ciao. Non l'ho capito. Ehi, Google. Salutami. Ciao, Adriano. Ciao, ciao.